comunque di grande rispetto per tutti. Ah, perché per me è un gioco, capito? Certo, ma è normalissimo, è come ovviamente il sale quando perdo ce l'ho. Come tutti, ok, non stanno iniziando. Comunque ragazzi, questo qui è un big match, Ragazzi, stavo per commentare un big match. Rivincita! È vero, rivincita, perché è un 3-2 per Danzi l'ultima volta. Vediamo con un up smash su vettura della schivata era, che me lo ricordo ancora, te lo ricordi tu? Sull'Aila di Namir schiva. Ah, come no? Danzi sì, immobile, aspetta. Lo aspetta up smash. Me lo ricordo. Ma Danzi è bravissima a mettere gli up smash, diciamo. Molto spesso le sue kill arrivano proprio da là. Comunque, Dina che mi ruba la skin per il riscaldamento. Ecco qua, andiamo a vedere subito i giocatori. Abbiamo a sinistra, qua sotto, come l'avete visto prima al commento, sotto Tyler, qua sotto avete Dina Mirror, mentre sotto di me abbiamo Danzi. Danzi che praticamente è l'eterno secondo della Jupiter League, non è... è riuscito... No, infatti chi sta di niente, però... No, comunque appunto... Questa è la sua occasione, quindi, di... cavalcare, fare lo step in più. Sì, l'altra volta c'era una baionetta di troppo, vediamo se questa volta riuscirà. No, non c'era l'altra volta. Ah, non c'era proprio Danzi, è vero. Quella volta... Vediamo, questa è sicuramente l'occasione per Danzi di comunque confermarsi primo classificato in una Jupiter League che gli manca da ben 3 edizioni, ovvero da quando è iniziata. Però allo stesso tempo potrebbe essere la prima occasione dei napoletani di portarsi a casa questo torneo, ovvero con appunto con Dina Mirror, che è l'unico napoletano di questo Simax vive a Roma. Però è Taron Crew, non è. No, però io dicevo della spedizione. Ah, della spedizione, no. Della spedizione c'è solamente Dina che è venuto da solo in treno, ragazzi. Giocatorone. Aspettate un attimo che devo sistemare la... Ma vuoi che cambio maglia? Evidentemente sono io. No, non è la maglia, era... Sì? Sì, cominciate. Siamo pronti, ragazzi? Eccoci qua. Dina Mirror contro G Danzi, o Danzi, o come volete. Però Dina Mirror è player 2, quindi cambio subito la grafica. Eccoci qua. Ness contro Chic, entrambi... Doppia down throw dopo il fair. Entrambi vanno con i loro main, decidono giustamente di comunque... Dina aveva un pezzetto di danno che non ho capito dove se lo sia preso comunque. Allora, ricordiamo, questo è best of 5, quindi il primo che arriva a 5. Quindi mettetevi comodi, ragazzi, sarà uno scontro durissimo. E ricordate che dopo ci sarà Tyler, quindi non perdetevelo assolutamente. Vediamo Chic in iniziale difficoltà, Dina Mirror lo sta veramente tenendo bene a bada. Sì. F throw, segue un fair. Schiva, prova a leggere la schiva. Oh, bello questo back air. Prova il bouncing fish che viene però intercettato appunto dal Piggy Thunder. 100% a 43. Vedo brutta partenza. È un buon inizio per Dina più che altro, sì, perché l'ho visto veramente carico. Ha fatto una bella combo iniziale che ha avuto 20 danni dopo che ha montato bene. Però come già detto appunto, e come già abbiamo visto, non sempre l'inizio buono poi corrisponde alla vittoria finale del match. Attenzione. Qui c'è una back throw che dovrebbe killare, sì, c'è la kill. Kill sì. Facilissima per Dina Mire. Invece quindi la prima stock, vai! Bouncing fish. C'è ancora il salto. Oddio. Però Dina, bello. Bouncing fish che però non va a distruggere il Piggy Thunder con un bouncing fish. Peccato che non ci sia riuscita. Comunque peccato, ha avuto l'hardbox. Avrebbe riaperto benissimo il match. Però invece non so se fare... sulla coda. Dove l'ha fatto quell'hardbox? Perché non ha colpito Ness, non ha colpito appunto il Thunder. F smash. Sì, qua va a punire con l'up smash. Non può farlo con l'up smash perché avrebbe colpito col soul spot. E quindi va direttamente di side smash che porta a casa subito il pareggio. Alla fine non ci ho creduto perché comunque l'F smash non è che sia potente. È vero, assolutamente. Però stavolta ha fatto bene il suo lavoro. Ora ha circa 40 danni da recuperare. Pensa che su Millie era ancora meno potente l'F smash di... È finto praticamente. Va bene, quindi eccoci qua, 21% per Dina, 89 per Chic. Vediamo, parte down throw, back throw, scusate. La back throw che però non va e quindi col bouncing fish va a riattaccarsi al bordo. Non prova dall'altra parte, giusto perché quel così... dato giusto per mettere la prossima throw al sicuro. Eh sì, praticamente allora, non può farsi prendere. L'abbiamo visto. Invece ecco schifo qua. Io non deve farsi prendere, viene preso. Ok, 1-0 per Dina Mirror, ma ricordiamo, la strada per la vittoria è ancora lunga per Dina Mirror, ma ancora più lunga lo è per Danzi. Vedremo sì. Chi arriverà prima. Allora, vediamo un po' la chat. Silmlemax, poverino. Genero Goscuro, io ti espello da codesto corpo, muori. Che è successo?
No, era un warm up, ragazzi. Sono pref e uso Bayo in League of Legends, scrive Skull of Bird, che mi pare sia Amy. Parte il secondo match. Bene, andiamo a vedere subito. Ancora inizia praticamente nello stesso modo identico. Eh, perché sì, qua va a seguire con due fair. E quindi sono. È già 35-0 praticamente. Non è un brutto segno iniziale con lo stesso errore e subire la stessa combo. Insomma, non è molto carino, però vediamo, stavolta Dante sembra averla presa in modo diverso, molto più offensivo. Però si becca un'altra down throw, segue con il fair, non trova nulla. Eh sì. Forward throw, fastidiosa, prova a seguirlo con il PK Thunder. Dante torna in campo abbastanza facilmente perché PK Thunder ha fallito, tiene a distanza con il Shuriken. F throw, legge la schivata era e colpisce con il back air, 75 danni per Ness. Prova il PK Fire, lo tiene a distanza con il Shuriken. Prova un F smash, forse mi sclick. Va a sbattere sul Thunder. Bisogna stare attenti perché. Ah, bello questo FT. Prova lo special up B. Ancora FT. Ehi, la capoccione. Il capoccione. Killa. Mamma mia. Eccolo qua. Appunto il Bouncing Fish. Ecco il fair da parte di Sheik. Ancora fair. Dovrebbe mettere molta pressione. Oh! E infatti arriva subito il Bouncing Fish. Secondo me. E ancora secondo Bouncing Fish. No, ce l'ha però con. Ok, no. Pensavo avesse colpito. No. Thunder, giusto. Comunque era morto. No, a parte che a 0% non poteva mandarlo di certo così lontano. Comunque siamo 0-0 praticamente. Infatti, mi si è buggata la vista. Allora, intanto. Bella riapertura del match da parte di Dante. Eh sì, assolutamente. Un bel Bouncing Fish la riapre. Ora segue. Un fair di Dina. Lascia attack che sale sulla testa dell'avversario. Però qui il PK Fire risulta veramente letale. Ed ecco qui la presa in avanti di Dina. Ancora andare a pescare con il PK Thunder. Un'altra presa in avanti. Prova ancora a pescare con il PK Thunder. Dante però non approfitta mai, perché lo cancella immediatamente Dina Mirror a terra. Quindi è subito pronto per difendersi. Bella presa in avanti ancora di Dina Mirror. Poi un air, i danni iniziano ad essere insistenti. Prova il back air, lo schiva per un soffio Dante. Ok, vediamo qua. Approccio subito. Ancora. Oh, misclick! Ah, misclick che viene punito però da una pair. Una pair, poteva fare forse qualcosa in più. Sì, però vabbè, accontentato, okay. Doveva applicarsi sicuramente di più e leggere comunque la DI dell'avversario. Lì il punish ideale poteva essere un up smash. Però la slash sarebbe stato davvero grosso. Qua well, è bello il back air. Va subito a dare fastidio con il PK Thunder. C'è il fire. Sul bordo dello stage, che lo trova. Ora provava a stage attaccare con il PK Thunder. Non l'ha trovato. Ora la presa. Eccola qua, la back throw. Il 2-0 Danzi molto sottotono. Eh sì. Vediamo intanto la chat che riempie di Tyler mi saluti. Tyler, ti prego, salutami. E ciao. Niente, il nick di Tyler è da Fight Club. E chi mi saluta, chi chiede saluti non lo saluta perché sono troppo acab. Va bene, quindi vabbè, Skull of Bird ovviamente ha chiesto solo una curiosità. Ok. Eccoci qua. Comunque grazie, mi piace la tua politica sui saluti. Anch'io avrei se fatto. Se inizio a salutarne uno, devo salutare tutti, qui non saluto nessuno. È la stessa cosa che avrei fatto anch'io, diciamo. Comunque, eccoci si qua. Si parte col match 3, potrebbe essere l'ultimo match di Danzi nella winner bracket. E invece questo qua, nel caso di vittoria di Dina, gli considererebbe l'accesso alla. Alla winner final, scusa. Eccoci qua. Che è esattamente quello che raggiungerai tu nel caso dovessi battere appunto Simmax. Vediamo, parte il doppio tilt. Cerca il fair. Qua abbastanza. Molto ecco meglio qua. In realtà Danzi con l'approccio rispetto agli altri match. Sì. Non ha subito la solita combo. No, ne ha subita un'altra, era un po' più elaborata. Sì, sì. Cioè diciamo che era partito comunque in vantaggio. Oh, qui Ness, mamma mia! Ha fermato un F smash potentissimo. È bello questa B di lettura, meraviglioso. Prova la fair qui Dina che però va a vuoto. Viene preso da un back air e poi da un fair. Ha provato prova a bloccare. Eh sì. Ha rallentato la caduta. Vediamo okay. Ancora la B. Con calma torna su da Zip e non mettersi in mezzo al big under di Ness. 120 danni per Ness. Vediamo come troverà la kill. Che deve trovare il prima possibile Sheik per evitare un rage effect che gli permetta a Dinamir di uccidere con la back throw per sulla linea. Rage effect, becca un bear sul bordo dello stage. Brutta ancora davvero. La strada in salita per Sheik. Con il nero non va bene, ma c'è ancora il doppio salto Ness, si appena senza problemi. Doppia schivata! Wow! E la X! La doppia schivata e sta fermo e fa l'up smash. Vediamo. Danzico gli ha veramente con l'up smash è proprio. Fa paura. È la sua fidanzata l'up smash. Veramente. È proprio allucinante. Dicono che Sheik faccia fatica a killare, ma se Danzi riesce a mettere questi up smash su Reed della Madonna,
veramente è un tool utilissimo. Eh sì. Qui la partita è veramente riaperta. Leggermente in svantaggio tanti, ma è tutto aperto. Nera vuoto. Un altro nero. Stavolta va. Potevo fare il jab block qui. No, no. Uno basta e avanza. Ci ha fatto già piacere vedere quello. Ancora la rienda la caduta con il down B. Fa fatica a tornare in stage next stavolta, fa fatica ad approcciare. Eh sì, ma comunque sta facendo secondo me anche un po' di mind game. Sta provando a fare mind game, ma da lì se ne frega, lo sta menando. Eh sì. In questo momento sì. Attenzione, riesce a connettere una F throw, va con... E parte ancora il Piggy Thunder che però va a vuoto, c'è il fail, prova la smash. La smash non basta. Eh no. Non avrebbe nemmeno killato. Ah! Oh! F smash, attenzione perché qui... Vediamo, oh, okay, nero, lei Fish! E c'è! Quindi il 2-1 di Danzi che dice non sono ancora morto, sono qui. Un bel nail seguito subito all'improvviso da un bouncing fish. 2-1. Poi dice Pref. Non quitta, ciao Cirno. No, Pref dice che no, aspetta, dove l'aveva scritto? Me lo so immaginato. Ah, Pingu mi hai salutato però. Vabbè, ma te sei Pref, sei amico mio. Amici scusa. Si salutano, anch'io ho salutato Cirno. Ah, c'è Cirno. Ah, è subito partita, ciao Enigmo. È subito partita... Sì. Se la metti... c'è. Ma sta qua, guardala qua, genio. No, pensavo... dopo ti spiego. F tilt. Sì, ok, pensavi che non si vedesse. Sì, okay. Ok, va bene, sì, si vede, tranquillo. Comunque, parte subito. Prova la vecchia combo che ormai non è più true, però... è entrata automaticamente, porello. Va bene, 47-19, comunque. Leggero quindi... svantaggio di Chic. Vediamo se lo amministra bene. Come la pensi nel campo? Allora, il campo... Allora, diciamo che non c'è una vera e propria arena dove Chic fa male, però sicuramente la mancanza di piattaforme può... Allora, ti dirò la verità, a me piace più Danzi sulle piattaforme, perché poi gli up smash... quello è il punto, comunque si nota... Cioè, il punto è che Chic ha una... Chic può sfruttare le piattaforme, NES no, esatto. NES molto meno. Di conseguenza Final Destination penso che sia uno dei pick migliori che avrebbe potuto fare. E in questo comunque... momento potrebbe essere l'ultimo match per Danzi in winner bracket, altrimenti si andrebbe alla... Sì, ascenderebbe alla loser e credo che andrebbe a sfidare... la mazzete che non arriva! Qua, errore! Qui back throw, non credo che... Scarica, l'ha giocata una volta! No, ma tra l'altro dal mezzo non sarebbe stata comunque quello sì, ma comunque è scarica perché adesso due volte, quindi Danzi ne può approfittare. Entrambi superiori al 100%, riesce ad entrare con un paio di fair qui. Danzi! Ha provato ad assorbire, non so se sia possibile. Sì. No, puoi assorbire, sì. Può assorbire l'esplosione e basta, non la bombetta. Comunque 115, parte ancora left throw, prova a connettere col fair che però è troppo lontano, prova il nair, attenzione, ecco ancora left throw, la pair non entra, sta provando tutta comunque roba di mind games, perché è arrivato a un certo punto comunque Chic può killare solamente se legge bene l'avversario. E il personaggio veramente è forte, però eccolo qua, il neutral air, legge bellissimo. Benissimo le intenzioni dell'avversario. Ha letto la schivata e con un air molto qui va sull'avversario e quindi bravissimo Dina a diciamo punire appunto con la riaperto 0-0 reset. Sì, col PK Fire F smash oggi veramente ci sta dando delle magie con quella mazza. Oggi la mazza è calda, eh? Eh sì, eccola qua la combo. Bello. ci mancava proprio. Era una patch che non la vedevo. Comunque 5-44. Sta giocando bene il secondo spot da Z. Vediamo, eccola qua. Sì. Parte subito F tilt F air. Bello scudo su quella pair, molto fastidioso. Sta andando benissimo nel neutral, in campo, ma fa fatica. Sì, ha provato a fare una read abbastanza lenta, però ha già trovato stage ormai Dina. Si avvicina minaccioso con il fair, Chic lo tiene a distanza con i suoi fair e i suoi shuriken. Vediamo, 24-83 è una brutta difficoltà. Fa un po' di presa a vuoto che forse sono sintomo di fatica anche mentale. Jab bello, ma comunque di una situazione per niente buona in questo momento. 96-103%. In questo momento Danzi sta veramente facendo danni a vista d'occhio. Già a 100 NES. Un neutral molto sfavorevole, tra l'altro, perché comunque NES è un buon personaggio, sì, ma sicuramente non si ritrova il neutral di Chic. A disposizione tantissimi tool, mentre comunque Ness può essere, appunto, anche su questo PK Fire è stato appunto punito sui suoi ritardi, sui suoi lag. Vediamo ora come cercherà di chiuderla in qualche modo. Danzi ci serve una back throw. Boh, io l'avrei conservata. Solo qualche rack di danno. Ma è talmente bassa la percentuale che lo fai, perché... È che a 70 sul bordo con Rage Effect potrebbe uccidere, per questo... Arriva il Bouncing Fish, oddio! Lo Spike che però colpisce in maniera fortunata. Ah, bello set B, nemmeno l'avevo visto partire. Vediamo, ecco left hit. E adesso va... Ha provato la smash, prova la back throw. Ce lo voleva regalare.
Ed ecco qua la Pain. Bravissimo Danzi, da una situazione catastrofica è a solo un match dalla vittoria di questa semifinale contro un avversario incredibile che è Dinamira. Ok, allora qui parlano che schifo Cirno è il peggior PG di Toho. Mano dice che palle, però non mi ha salutato, ha fatto lo C'ha ragione, però è vero, se deve quotare, cioè se deve salutare uno saluta tutta la chat, nel senso, poi perdiamo 20 anni. È un saluto a tutta la chat. Ecco, un saluto a tutta la chat, perché ragazzi, questo non è Tyler Channel, siamo su Smash Bros Italia. E a proposito, una cosa che invito a fare a Tyler più che altro è lasciare il mi piace, insomma, no? Il like, le cose qua su Sbit, come se non lo lasciassi già, ma non lo non a te, te lo devi dire a loro, raga. Ah, non avevo capito. Ok, raga, dovete ovviamente followare la community di Smash Italiano ovunque, solo perché la seguo io. So che non ve ne frega un cavolo, ma e dai, poi la tua pagina. Ho creato la pagina di Smash su Facebook, se volete seguirmi, Tyler Tattino Basso DX. Becchiamoci questa ultima partita di questa serie incredibile. Vedeva Danzi perdere 2-0 per poi recuperare 2-2 e ora il match decisivo. Down throw a seguire Fair. Torna in ha ricevuto comunque Final Destination, quindi si sente confident in qualche modo. Evidentemente sì. E dice se devo perdere perso. Perdo a prescindere dallo stage. Sì, anche secondo me qua siamo a un livello che si gioca tutto con le proprie possibilità, non c'è. Bella questa rega. Stringa di Fair che chiude poi con la pair. Partono i jab da parte di Ness, eccolo qua. 75 a 54. In chat ti danno dello spammone. Ho dato un'occhiata veloce. E a distanza Chic con i suoi shuriken. No, perché non ha preso ancora il fede. Questo funziona sempre. Eh sì, eccola. Vediamo. Qua. Stavolta no. Ah, questa volta è riesce. Un Bayer molto fastidioso. Eh sì. Torna in campo. Ritorna in campo. Safe. Viene rimandato indietro. Percentuale dannosa. Si mette a posto con una pivot Ness. Lo affronta, lo... 104 aperta. A 73. Prova a grapparlo. Si becca una pair di risposta di Danzi che non ci sta. Bel dash che connette. Sbaglia, un errore incredibile. Il PK Thunder fatto troppo presto. Tat Enigma ci scrive subito dallo io tipo per la rage kill all'ultima stock, ha detto. Non sarebbe la prima volta che succede una cosa del genere. No, qui manca comunque il rage, non può farcela ad uccidere i back throw. Giustamente lui ci ha provato con tutti i pammer possibili, però era così. Uccide. Sì. Bellissimo un Nero. Velocissimo Nero uscito all'improvviso, togli di sorpresa Chic. Vediamo ecco qua che arriva la pair. Può contare su un 25% di danno di vantaggio. Vediamo se ne approfitta, non sembra tanto. Eccoci qua. Ok, fa partire qualche bellissima rid. Mamma mia. Danzi è partito. Non va. Eccolo qua. Tilt. Vivo la mia vita, un effetto tilt alla volta. Comunque si sta sfruttando davvero bene tutti i tool che il suo appunto neutral game gli permette. Cosa sia possibile. Bello questo pivot grab, però riesce a saltare via appunto dal continuo bene. Della combo. È veramente un bellissimo match, 44-66, leggero vantaggio per Chic, ma comunque ultima il match vita può in finire... winner bracket per il perdente. Il match può finire davvero in qualsiasi modo, siamo a 55-71 in questo momento. Attenzione. Eccolo qua. Il PK Fire 81-71. Un altro Nair, però 92. Anche il FBC con. Allora, secondo me in questo momento, a prescindere dalla parità di percentuale, che non è nemmeno più parità. No, qua è vantaggio. La vantaggio Ness. È di Ness, perché sì. Basta una droga. Ha rischiato. No, non ce la fa. Non ce la fa. Il PK Fire, quindi. Condanna Danzi. Un finale un po' triste, però c'è il 3-2 di Dinamira nei confronti di Danzi. Cosa ne pensi? Meritato o no? Secondo me. Beh, sì. Allora sì, meritata sì, ma non in questo modo. Secondo me. Purtroppo il finale lascia un po' la mano in bocca, ma comunque Dinamira era battuto onestamente il Chic di Danzi. E adesso io farei vedere i due.